Se entra il dentista e ti vede con questo spazzolino che mi metti nei capelli, guarda che veramente ci caccia via e chiama la polizia. Il mio primo scagnozzo del team dei malvagianti è il conte Dracula. Sono i suoi canini! Chi terrà questi denti? Diventerà un bambino! Tu non hai mai avuto canini così, ti stanno diventando appuntiti! Ciao a tutti! Lui è lui! E lei, Sofì! E stiamo andando dal dentista! Vai a vedere i tuoi canini? Sofì sostiene che sta diventando un vampiro perché ho i canini a punta e ho una paura terribile. Dal dentista Luigi. Non ci voglio andare. Sei felice? No, per niente. Oh, ma il nostro Luigi è un fifone, ha paura del dentista. L'ultima volta sono andato dal dentista avevo 6 anni, ero piccolissimo. Male, mio caro Luigi. Prendi esempio da me. Io vado dal dentista regolarmente. È fondamentale. Forse volevi dire fondentale. Eccoci, siamo arrivati, lui. Ok. Salve. Salve, allora le spiego il problema. Io penso che lui stia diventando un vampiro. Cioè, lo so che è strano, è una storia un po' particolare, però io mi sono accorta che ha dei denti un po' strani. Cioè, non so se vede, ma questi denti stanno diventando troppo appuntiti. Io glielo ho detto che è pazza. No, accomodatevi. Insomma, che ci facciamo qua? Ma dal dentista? Adesso vedrai la situazione più drammatica di quanto pensi. Ma cosa dici? Sì, eccoci. Ok. Ragazzi, accomodatevi, io sto tornando. Ok. Insomma, bene, voi andate. Lui, sdraiati per favore. Devi accomodarti, ha detto il medico. Ok. E se premessi tipo questi tasti? No. Sofì, non prendere, non toccare. Buongiorno, scusate. Non lo so fare. Penso che sia questo tasto, non lo so. Ok. Ho l'ansia. E cosa sono tutti questi aggeggi bellissimi? Tipo questo. Ma è bellissimo. La pistola. Basta, posa, ci rimproveranno sicuramente. Basta. Come stai? Bene. Diamo un'occhiata e vediamo di che si tratta. Vediamo un po'. Non essere preoccupato. No. È preoccupatissimo. I canini hanno una forma assolutamente fisiologica. Questa forma a punta è normale. Quindi lei mi sta dicendo che possiamo stare tranquilli, che lui non sta diventando un vampiro. Assolutamente. Quindi io potrei andare? Facciamo un controllo allora? Io direi di sì, ma assolutamente, secondo me ne ha proprio bisogno. Anche perché ha detto che non va dal dentista. Sì, lo dico lui, anche se ti vergogni. Lo devo dire? Non va dal dentista da quando aveva 6 anni. Non è vero, ma sta scherzando. Ma è pazza. Le visite periodiche vanno fatte, è importante. Ecco lui, io te lo dicevo, sei un disastro. Posso darti un'occhiata? Ok. No, è tutto a posto. Tutto ok, bisogna soltanto fare una velocissima pulizia delle gengive. Ok. Lui, hai capito? Dovrei fare la pulizia. Zitta, Sofì! Facciamo la pulizia. Pazzesco. Non aver paura. Non è niente di invasivo. Cos'è? Un chino. È diabolico. Ok. Non ho sentito niente. Mi fa piacere, sono contenta. Ti rimoglierò a fare i controlli periodici più frequentemente. Ecco, bravo lui, complimenti, hai superato la prova. Adesso ho l'alito che profuma di primavera. Wow, capita raramente. Dobbiamo festeggiare. Lui, adesso dobbiamo andare, basta. Non tocchiamo più niente, lui, basta. È tempo della tua pulizia, cara cacciofelina. No, lui veramente sta arrivando il dentista. Se entra il dentista e ti vede con questo spazzolino che mi metti nei capelli, guarda che veramente ci caccia via e chiama la polizia. Addirittura la polizia. E questo? Sono il conte Dracula. Lui, basta, smettila, non fare più questi scherzi, mi sono spaventata abbastanza. Siamo tornati a casa e mi sono tagliato il dito. Non avevamo un Salvelox e allora l'abbiamo fatto così in maniera artigianale con scotch e fazzolettini. Salutiamo tutto il team Trote e mandiamo un bacione gigantesco alla Trote Elite di oggi, Clelia Vanità. Speriamo che oggi sia riuscito a sopravvivere. Con Luigi Avventura. Ciao.